Era la prima volta che un aereo raggiunse il cielo sopra una città capitale nemica, un infausto presagio del futuro. Ma questa volta non ci furono vittime. Non furono sganciate bombe, ma solamente volantini che intimavano gli austriaci alla resa. Quei 7 biplani, fragili all'apparenza e guidati da un poeta, dimostrarono ai viennesi che la loro città era vulnerabile all'attacco aereo. Il volo su Vienna cambiò il corso della guerra. Gabriele D'Annunzio, un grande poeta italiano. Poco attraente, ma incredibilmente carismatico. Affascinante agli occhi di tutti, egocentrico, libertino. Indossava biancheria di seta, utilizzava un litro di profumo al giorno e teneva copperi piene di petali di rose per qualsiasi evenienza romantica. Dall'altro lato era anche un avventuriero, un macio, un nazionalista italiano ossessionato dalle macchine moderne. Questo leader carismatico portò a compimento la prima missione aerea sopra i cieli di una capitale nemica. La missione decollò da questo castello vicino a Padova. Negli anni, piloti e storici italiani hanno reso omaggio a questo evento, percorrendo lo stesso tragitto fino a Vienna, ricordando quanto le parole rimangono più potenti della spada. Se pensiamo che la vita media del pilota da caccia della Prima Guerra Mondiale era 8 giorni, possiamo ben immaginare che i giovani ragazzi la prima, seconda o terza volta venivano abbattuti. Era un uomo che aveva delle idee tante e spirito e coraggio di affermarle. E per me D'Annunzio ha dato parecchio all'Italia in quelle condizioni. I giornali austriaci titolavano «Dove sono i nostri poeti? Cosa fanno i nostri poeti? Perché non sono come D'Annunzio?» Più o meno dicevano questo. D'Annunzio ha avuto successo perché era un innovatore. Questo è il principale motivo. Oltre che un grande scrittore, un grande poeta e un grande uomo di marketing di se stesso, lui portava delle novità nella società italiana. Qui, sulle sponde del lago di Garda, si trova un parco che celebra la vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale e insieme ad essa l'eroismo egocentrico di Gabriele D'Annunzio. Il più importante biografo di D'Annunzio è Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione del Vittoriale. Il culto dell'eroismo fa parte della storia degli italiani, anche se non sempre l'hanno e non tutti l'hanno manifestato, dall'antica Roma in poi. D'Annunzio si sentiva un principe romano, poi lo diventerà effettivamente. E basti pensare che dopo la guerra entrerà a Fiume conquistandola come un condottiero rinascimentale. Quindi fare il soldato per fare la vita semplice e normale di un soldato non era da lui. Ricordiamoci che lui era un divo, un poeta, il vate e poi chiamato il comandante. Quindi non poteva che essere eroico. D'Annunzio divenne un eroe nazionale grazie al volo su Vienna. Ma il primo volo di un aereo avvenne solo 15 anni prima, nel 1903. E già nel 1909 un monoplano Blériot riuscì a trasvolare la Manica. Un Blériot dell'esercito italiano fu il protagonista del primo attacco aereo della storia. La nazione italiana era nata da poco quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale. Sul fronte occidentale le cose non andavano bene per le forze alleate in Francia. Verso la fine del 1914 una linea impenetrabile di trincee si estendeva dalle Alpi svizzere sino al canale della Manica. Sul fronte orientale, l'Austria e la Germania combattevano contro la Russia.
Nel 1915 l'attacco anglo-francese a Gallipoli non era riuscito ad aprire una via diretta al Mar Nero tramite cui rifornire gli alleati russi. Lo stesso anno, il Trattato di Londra sancì l'ingresso in guerra dell'Italia il 24 maggio del 1915. Il nazionalismo europeo, non solo italiano, all'inizio del Novecento era estremamente diffuso in tutti i paesi. D'Annunzio non faceva eccezione. In realtà traeva le sue radici dal Risorgimento, tant'è vero che in Italia molti parlano, soprattutto a proposito di D'Annunzio e degli intellettuali, di quarta guerra d'indipendenza. Gabriele D'Annunzio sostenne l'entrata in guerra dell'Italia per conquistare Trento e Trieste, due città sotto il controllo austriaco. Per il poeta e la nazione fu un momento decisivo. D'Annunzio non era un militarista, tant'è vero che ha cercato in ogni modo da giovane di evitare il servizio militare, l'ha fatto controvoglia. Poi però il nazionalismo, il suo impegno per l'ingresso in guerra dell'Italia fu tale che non poteva esimersi poi dal partecipare, sia pure come più anziano tenente dell'intera Prima Guerra Mondiale. Era un dovere etico e morale, oltre che un suo desiderio, perché D'Annunzio aveva il culto dell'eroismo. Dopo i primi successi lungo il fronte dell'Isonzo, il filo spinato e le mitragliatrici rendevano impossibile qualsiasi ulteriore avanzata. Onda dopo onda, la fanteria italiana venne decimata nel tentativo di guadagnare poche centinaia di metri, proprio come sul fronte occidentale e a Gallipoli. Mentre lo stallo a terra logorava la fanteria, la guerra aerea si sviluppava rapidamente. È stato un aereo che sorvolava la campagna francese nell'agosto 1914 ad identificare il cambio di direzione di marcia delle truppe tedesche, che consentì la prima vittoria francese sul fiume Marna, e in poco tempo semplici voli di osservazione si trasformarono in vere e proprie battaglie aeree. Giancarlo Zanardo è proprietario della Jonathan Collection, un'associazione di beneficenza il cui obiettivo è quello di ristrutturare e ricostruire aerei d'epoca. I biplani in particolare, che hanno molta resistenza e sono instabili, ha bisogno di continue correzioni, no? Quindi il comando della CLOS fa anche escursioni abbastanza ampie rispetto alla CLOS di un aeroplano moderno, e contemporaneamente bisogna usare anche il timone di direzione con il piede per correggere l'imbardata inversa. L'imbardata inversa è un fenomeno che, girando con la CLOS a sinistra, l'aeroplano tende ad andare a destra, e quindi bisogna dare piede anche dalla stessa parte. Non troppo né troppo poco, e quella è una sensazione che si ha facendo esperienza con quel tipo di aeroplano. Mentre inizialmente l'esercito italiano aveva utilizzato aerei francesi, molto presto le industrie italiane come Ansaldo, Macchi e Caproni cominciarono a fabbricarne di propri. Allo stesso tempo, i piloti italiani guadagnavano vittoria dopo vittoria contro gli aerei austriaci. Giorgio Evangelisti è uno dei più noti scrittori di aviazione. La sua passione per le macchine aeree dura da 70 anni. Era interessato a tutte le novità, a tutto. Cioè, sono quelle persone di interesse o di genio multiforme, dovevano sempre essere sulla cresta dell'onda. Quindi qualsiasi cosa facesse, ci fosse di nuovo, lui si ingegnava di farla e di entrarci. Era un personaggio a tutto tondo. Nel frattempo, Gabriele D'Annunzio era tornato da Parigi. Si arruolò nella cavalleria, ma riuscì comunque a qualificarsi come osservatore aereo. Aveva 52 anni e il suo fervido nazionalismo lo portò ad essere in prima linea nelle operazioni contro l'impero austro-ungarico. Gabriele D'Annunzio,
poeta e avventuriero, nacque nel capoluogo abruzzese, Pescara, nel 1863, durante le ultime sanguinose guerre per l'unificazione d'Italia. A 20 anni si trasferì a Roma e attirò subito l'attenzione dei circoli letterari grazie alle sue poesie melodiose e sensuali, inneggianti alla bellezza mistica dell'Italia. Divenne il preferito di molte donne. Nel 1883 D'Annunzio sposò Maria Arduin di Galles, da cui ebbe 3 figli. Il matrimonio durò tutta la sua vita, nonostante una cronica infedeltà. Si trasferì a Napoli e poi a Firenze per seguire la famosa attrice Eleonora Duse, per cui scrisse intere opere. Nel 1909 volò per la prima volta. D'Annunzio, non dimentichiamo che volò per la prima volta nel 1909. A Montichiari, qua vicino al Vittoriale, ci fu una manifestazione aerea e lui fu uno dei primi italiani che volarono. Per curiosità aggiungo alla presenza di Franz Kafka, che quel giorno era fra il pubblico e che tornando a Praga scrisse una breve nota raccontando di D'Annunzio che sgambettava fra le signore più belle, quindi prendendole in giro. Però Kafka se ne tornò nel suo ufficetto a scrivere, per nostra fortuna, D'Annunzio continuò a volare. Scappò dai suoi creditori trasferendosi a Parigi e strinse amicizie con l'élite letteraria europea, vivendo in pieno la Belle Époque e incontrando il poeta futurista Filippo Tommaso Marinetti, adulatore dei motori e della velocità. D'Annunzio liquidò Marinetti con una battuta futurista e disse: "Cretino fosforescente". Dopodiché la guerra li portò a diventare amici, questa comunanza di intenti. La cosa curiosa è che D'Annunzio fece una guerra futurista, aerei, imprese, velocità, eccetera. Marinetti fece una guerra per niente futurista, passatista, nelle trincee, con la bicicletta. Quando l'Italia entrò in guerra, nel 1915, Gabriele D'Annunzio tornò in patria. D'Annunzio, come abbiamo detto, era talmente famoso in Italia, in Europa e nel mondo che gli venne subito concesso di indossare la divisa e non solo, di partecipare ai combattimenti su qualunque fronte italiano con qualsiasi arma. Un patriota italiano, vicino però anche al Partito Socialista, D'Annunzio si precipitò a diventare un eroe italiano. L'impero austro-ungarico non era una potenza industriale come gli altri belligeranti. E mentre durante tutta la guerra l'Italia costruì più di 18.000 aerei, l'impero fu in grado di produrne solo un terzo. Le battaglie nei cieli dell'Adriatico settentrionale e delle Alpi erano spesso combattute sino alla morte. Appena entrati in guerra noi avevamo pochissimi aeroplani e quindi abbiamo dovuto chiedere ai francesi con il Nieuport, l'Hanriot, lo SPAD. E i nostri aeroplani vennero quasi alla fine della Prima Guerra Mondiale. Per esempio con lo SVA, quello che poi fece il volo su Vienna nel 1918. C'è gente che è entrata, ha fatto una fabbrichetta di aviazione su un campo di volo e poi da quello che per noi era l'hangar dove si riparavano gli aeroplani, pian piano hanno fatto delle industrie a carattere artigianale, perché ci volevano anche dei soldi, anche per attivare la sperimentazione, perché erano tutte cose che nascevano dal nulla. L'aviazione italiana mise in campo velivoli francesi, quali il caccia Nieuport Bébé, estremamente manovrabile e dotato di un motore rotante Gnome-Rhône sincronizzato con le mitragliatrici, per fare in modo che l'aereo potesse sparare attraverso il disco dell'elica. Quando le squadre di aviazione italiana ricevettero i loro primi SPAD, muniti di un motore Hispano-Suiza 8A, erano in grado di battere qualsiasi aereo austriaco.
Lo Spada è una macchina, diciamo, difficilina da pilotare, però è molto valida, diciamo, secondo me è veramente un caccia da superiorità aerea, perché è molto robusto e perché può raggiungere i 300 km all'ora in affondata. Questo gli permetteva di poter attaccare l'avversario e ripresentarsi per riattaccarlo, oppure per disimpegnarsi in caso fosse stato attaccato da dietro. Monta un motore ispano-suizza da 230 cavalli e quindi questo aveva una potenza quasi doppia degli altri caccia della pari categoria. Il più grande combattente italiano su Spad fu Francesco Baracca, l'asso degli assi italiani, il cui simbolo era il cavallo rampante. Baracca era un modello per i giovani aviatori italiani. Tuttavia, anche industriali italiani decisero di dare un loro contributo. Inizialmente, l'autofficina Fratelli Macchi costruì diversi caccia Newport. Successivamente, la compagnia decise di produrre un idrovolante abbastanza robusto da essere utilizzato sia come caccia che come bombardiere. Le squadriglie veneziane, composte dai Macchi 5L, difesero con successo la laguna dagli attacchi nemici. Giovanni Battista Caproni aveva già progettato aerei prima dello scoppio della guerra. Tuttavia, fu il Caproni 3, un bombardiere munito di tre motori, a lasciare il suo marchio nella storia. Giancarlo Zanardo ha costruito una replica basata sul progetto originale, fornito dall'erede della dinastia Caproni. Molto importante è stato il Caproni K3, che è stato il primo bombardiere in assoluto che ha volato durante la Prima Guerra Mondiale, che ha stravolto la strategia della guerra, perché i caccia servivano per difendere il territorio e invece il bombardiere andava a distruggere le fabbriche di armi e munizioni del nemico, che purtroppo è anche l'attuale strategia. La prima squadriglia di aerei ossiduranti fu creata proprio da Gabriele D'Annunzio, che fece un ragionamento semplicissimo ma efficace. Lui diceva: perché rischiare 3.000 uomini su una nave per andare a assicurare un'altra nave nemica? Utilizziamo gli aeroplani, dove mettiamo su un solo uomo, due uomini, ma comunque meno di 3.000, e rischiamo soltanto un aeroplano. E questo era il suo obiettivo. Il Caproni 3 diventò il primo bombardiere a lungo raggio utilizzato dalle forze inglesi, francesi e italiane, aprendo la strada ai futuri bombardieri strategici. Qui, al Museo Caproni di Trento, un esemplare di Ansaldo Sva, appartenuto al compagno di volo di D'Annunzio, Girolamo Allegri, ci permette di analizzare nel dettaglio un velivolo che a primo impatto sembra una macchina fragile, ma che al tempo rappresentava un gioiello di tecnologia. Lo Sva era nato come caccia, per la verità, però sembra che non fosse troppo maneggevole, quindi è stato utilizzato più come ricognitore per azioni di fotogrammetria, eccetera, insomma, no? E non hanno avuto difficoltà per farlo diventare biposto, insomma, no? Ed era forse più adatto per un volo di trasferimento, secondo il mio punto di vista, come tipo di macchina, insomma, no? Il primo caccia italiano di successo venne costruito dall'azienda Ansaldo a Genova. Fu progettato da Umberto Savoia e Rodolfo Verduzio. Una volta ottenuto il consenso del ministro della guerra, ne venne iniziata la realizzazione su scala industriale a Genova. Era uno degli aerei più all'avanguardia, il più veloce nel suo genere. Era motorizzato con un impianto a 6 cilindri in linea a V della società piemontese Automobili. Azionava un'elica bipala. Fu progettato per fare in modo che le mitragliatrici potessero sparare direttamente attraverso il motore. La configurazione a biplano, con due ali di ugual lunghezza, dava velocità all'aereo, pur rendendolo meno manovrabile di altri caccia. La guerra di terra procedeva lenta e sanguinosa lungo il fronte dell'Isonzo. A questo punto della guerra,
Gabriele D'Annunzio era già stato promosso maggiore nell'aviazione militare italiana come osservatore. Tra le sue missioni vi furono incursioni aeree sopra i cieli di Trieste nel 1915 e più tardi sopra quelli di Trento per sganciare volantini di propaganda. Tuttavia, nel 1916, il poeta sbatté la testa contro una mitragliatrice durante un atterraggio d'emergenza a bordo di un idrovolante Macchi 5. L'incidente fu veramente un incidente, cioè durante un atterraggio l'impatto con l'acqua, l'impatto con l'acqua fu violento, D'Annunzio sbatté la fronte contro la mitragliatrice, non perse esattamente l'occhio, gli venne minacciato un distacco della retina che si sarebbe potuto curare se lui si fosse immediatamente immobilizzato. Invece per 3 giorni continuò a combattere finché gli dissero: guardi che perdi entrambi gli occhi, dovete stare 3 mesi bendato. Nonostante i dottori non furono in grado di salvare il suo occhio destro, D'Annunzio scrisse una delle sue opere più celebri durante la sua convalescenza a Venezia. Quell'incidente ha provocato però un capolavoro, perché in quei mesi a letto D'Annunzio, bendato, scrisse su delle striscioline di carta, non vedendoci, che la figlia gli porgeva, Il Notturno, il suo ultimo capolavoro letterario. Tornò a combattere nel settembre dello stesso anno e nell'agosto del 1917 intraprese una delle sue missioni più audaci sopra il porto austro-ungarico della città di Pola. Lui e il suo equipaggio volarono su un bombardiere a lungo raggio Caproni 33. Grazie alla rivoluzione russa, nuove forze tedesche e austro-ungariche divennero disponibili e il 24 ottobre 1917 riuscirono a sfondare le linee italiane a Caporetto. Fu una catastrofe per gli italiani. L'esercito italiano si ritirò sul Piave e sul Monte Grappa, dove le truppe nemiche trovarono difficoltà ad avanzare a causa dell'inverno. Durante il fallito attacco austro-ungarico nel giugno del 1918, Francesco Baracca, uno dei combattenti più audaci dell'esercito italiano, rimase ucciso. La morte di Baracca non impedì tuttavia ad D'Annunzio di pianificare uno dei suoi atti più arditi. Gabriele D'Annunzio fu più di un poeta e drammaturgo. Visse la sua movimentata vita come un film, ancora prima che il cinema diventasse un mezzo popolare di comunicazione. L'impresa più clamorosa sarebbe stato il volo su Vienna, enormemente pericoloso con i mezzi dell'epoca, e quindi il comando, a parte la paura di perdere gli aerei, aveva paura di perdere D'Annunzio, cioè D'Annunzio catturato dal nemico, abbattuto dal nemico, sarebbe stato veramente un grande danno. Lui stesso lo sapeva, tant'è vero che compì il volo su Vienna portando con sé al dito un anello con il veleno, pronto a inghiottirlo nel caso fosse stato fatto prigioniero. Invece l'impresa fu organizzata straordinariamente bene, in un modo direi quasi scientifico, e riuscì in pieno. Nel marzo del 1918, D'Annunzio prese il comando dell'87esima squadriglia aerea Serenissima, un tributo alla città di Venezia, e cominciò a pianificare la missione. Questo campo, situato in prossimità dei Colli Euganei, vicini a Padova, diventò una delle basi aeree più importanti dopo la sconfitta di Caporetto. Faceva parte di una proprietà dei conti Zaborra e comprendeva il magnifico castello medievale di San Pelagio. Il castello godeva di acque termali e oggi è abbellito da centinaia di varietà di rose. Una località
che rispecchia perfettamente i canoni estetici di D'Annunzio. Il posto perfetto dove pianificare il famoso volo su Vienna. Queste sono le stanze del castello di San Pelagio, in cui D'Annunzio visse durante la pianificazione. Sono rimaste praticamente identiche a come furono lasciate dal poeta nel 1918. D'Annunzio non era da solo. Gli altri piloti si sistemarono in abitazioni vicine per andarlo a trovare durante la pianificazione della missione. In tutto erano in 14, alcuni dei migliori piloti del tempo. Nonostante D'Annunzio fosse al comando della squadra, bisogna ricordare che egli non era un pilota. Era tuttavia un abile comunicatore e preparò dei volantini che avrebbero avuto un impatto importante sulla popolazione viennese. Girolamo Allegri, conosciuto per la sua lunga barba, e Vincenzo Contratti non sarebbero sopravvissuti alla Prima Guerra Mondiale. Antonio Locatelli sarebbe morto durante la guerra d'Etiopia. Il pilota di D'Annunzio, Natale Palli, morì sulle Alpi durante una corsa da Parigi a Roma. Aldo Finzi si sarebbe unito alla Resistenza e venne fucilato dai tedeschi nelle fosse ardeatine. Questi erano solo alcuni dei più celebri piloti che parteciparono alla missione di D'Annunzio. L'ultimo posto in cui Gabriele D'Annunzio visse, un posto che oggi è divenuto un monumento al suo eroismo, fu il Vittoriale, così chiamato in onore della vittoria italiana nella Grande Guerra. Qua fece costruire immensi giardini e un teatro all'aperto. Tra le varie stanze vi si trova l'auditorium, in cui si trova il modello originale di biplano SVA del poeta. È un aereo speciale che rappresenta la storia dell'impresa di D'Annunzio. Lo SVA era certamente un aereo avanzato per l'epoca, ma fu adattato proprio per quel volo. A parte che venne scavato il serbatoio della benzina per contenere due a bordo e i volantini, ma venne adattato per la resistenza e la durata. D'Annunzio contribuì a questa operazione. Io devo dire, sono salito su quell'aereo quando l'abbiamo messo al suolo per restaurarlo. Fa paura salirci anche da fermo, perché è di legno e tela, senza nessuna protezione, con delle ruote di bicicletta praticamente. Per arrivare fino a Vienna, l'aereo andava modificato. Andava alleggerito di armamenti ed equipaggiato con taniche di carburante aggiuntive. Per fare spazio al poeta nell'unico biposto della missione e per trasportare più carburante, la tanica aggiuntiva venne anche utilizzata come sedile per D'Annunzio. Fu un viaggio di 640 km fino a Vienna, uno degli itinerari più pericolosi della guerra. La rotta prevedeva di attraversare il fronte e di sorvolare le Alpi Giulie fino a Klagenfurt, per poi virare leggermente a sinistra verso Vienna. Giancarlo Zanardo, proprietario della Jonathan Collection, ha ripercorso la rotta inversa con il suo Fokker. Abbiamo deciso di fare il volo su Vienna, però facendolo all'incontrario. Quindi siamo partiti dall'Italia con il Fokker di R1, ma ufficialmente il volo l'abbiamo fatto al contrario, partendo da Vienna per lanciare i volantini su San Pelagio, dove anziché lanciare i volantini simili a quelli di D'Annunzio abbiamo lanciato spartiti musicali, quindi a poesia abbiamo risposto in musica. Anche l'appassionato di aviazione Eugenio Sirolli, nativo della stessa città di D'Annunzio, Pescara, ha ripercorso la rotta del volo. Il paesaggio nel volo verso Vienna è veramente particolare, perché ci si accorge del confine. Il confine che in genere
non è una linea ben precisa, no? Quando si viaggia. Invece in questo caso sì, perché è lì dove finiscono le montagne nostre, quindi il Tarvisio, tutta quella zona. Appena terminano queste montagne, si apre quella pianura immensa, piena di laghi e tutta verde dell'Austria, che è veramente bellissima e commovente. Penso che lo stesso D'Annunzio abbia guardato con molta poesia quel tratto. Il volo era stato pianificato per il 2 di agosto, ma l'aereo di D'Annunzio venne danneggiato durante un atterraggio pochi giorni prima. Ne venne preparato un altro in tempi record. Il 2 agosto 11 aerei decollarono per la missione. Tuttavia, una fitta nebbia nella pianura del Po e nelle valli alpine costrinse la compagnia a tornare indietro. 3 aerei vennero danneggiati e la missione venne rinviata alla settimana successiva. La squadriglia decollò l'8 di agosto, ma forti venti costrinsero il ritorno del gruppo. Il giorno successivo, la squadra decollò nuovamente. 3 aerei ritornarono alla base a causa di difficoltà tecniche, ma la missione era finalmente avviata. In mezzo alle nubi, informazione era praticamente impossibile. Abbiamo provato a farlo noi, ma lo spavento di toccarsi con le ali e quant'altro porta tranquillamente i piloti a distanziarsi in maniera da rompere la formazione. Poi, sul luogo, sull'obiettivo, se il tempo lo permette, e fu così, ci si riprende la struttura a formazione e si può volare quindi insieme. Volarono sopra Venezia per raggiungere le Alpi Giulie a una velocità di 220 km orari. La distanza a destinazione era di 600 km e la compagnia di 8 aerei non incontrò alcuna resistenza. Vicino a Vienna, uno degli aerei fu colto da un guasto al motore e fu costretto ad atterrare, ma gli altri 7 continuarono sulla rotta fino al centro di Vienna. Qui, invece di sganciare bombe, rilasciarono in volo 400.000 volantini. Un'esortazione alla resa, un avvertimento. L'aviazione italiana sarebbe stata in grado di sganciare innumerevoli bombe sulla città. L'effetto che la missione ebbe su Vienna venne rappresentato in questo film di propaganda italiano del dopoguerra. Fu un colpo duro per i viennesi. Aveva, secondo me, un valore di dire siamo venuti e possiamo tornare e venire quando vogliamo. Sì, perché allora era impossibile chiudere il cielo, e anche dal punto di vista della propaganda presso quelli che dovevano andare sotto le armi, la gente era galvanizzata a sapere che erano andati su Vienna. I 7 aerei fecero ritorno percorrendo una rotta diversa per evitare intercettazioni. Atterrarono accolti da un caloroso benvenuto. La vittoria propagandistica era molto importante in patria, soprattutto dal momento in cui i dolori della guerra avevano raggiunto il loro apice nel 1917, e specialmente perché lo sforzo per riconquistare i territori perduti sul fronte del Piave avevano appena avuto inizio. D'Annunzio venne decorato con la più alta onorificenza militare e celebrato in tutta la nazione. Si affermò nell'immaginario comune come un uomo di azione e un uomo di parola. Tuttavia, il volo su Vienna ebbe conseguenze che si estesero ben oltre la fine della Prima Guerra Mondiale. Dopo il volo su Vienna, D'Annunzio diventò più di un poeta famoso. Agli occhi di tutti era ormai diventato anche un eroe nazionale. Le incursioni aeree sopra i cieli di Trieste, Trento, Pola e Vienna non avevano solo dimostrato che era possibile colpire il nemico dall'aria, avevano anche affermato la supremazia industriale e militare italiana nella guerra aerea.
Con la fine della guerra, il Trattato di Versailles concesse all'Italia l'annessione di Trieste e Trento. Tuttavia, la Dalmazia non venne inclusa tra le conquiste italiane. Precedentemente parte dell'impero veneziano, la Dalmazia era caratterizzata da una popolazione a maggioranza italiana. La sua esclusione dalla patria divenne un motivo di rancore per i patrioti italiani. Essendo un irredentista e avendo combattuto e voluto la guerra perché tutti i territori italiani tornassero all'Italia, non è contento che Fiume e la Dalmazia vengano invece escluse dall'Italia. Quando la maggioranza della popolazione italiana della città di Fiume, oggi Rijeka in Croazia, si rivolse al governo italiano chiedendo l'annessione all'Italia, D'Annunzio organizzò vari comizi pubblici in favore dell'annessione. Si presenta alla testa di 2000 granatieri, disertori che poi verranno proclamati eroi, il generale italiano che al confine lo vuol fermare, dice: voi da qui non potete passare. D'Annunzio mostra il petto pieno di medaglie e dice: sparate qui. Il generale si guarda bene dallo sparare a D'Annunzio e dice: prego, passate. E D'Annunzio entra in città come un condottiero rinascimentale e la tiene per 16 mesi. D'Annunzio dichiarò l'annessione di Fiume in qualità di dittatore della città. Dota Fiume di una costituzione che è la più avanzata dell'epoca, una costituzione veramente futurista, dove alle donne viene addirittura concesso non solo di votare, ma di essere elette rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici, rappresentanti degli operai nei consigli di fabbrica, multietnismo, multilinguismo. Fiume era non un'anticipazione del fascismo, come si crede banalmente, era un'anticipazione del 68, la fantasia e la libertà al potere. Non era dal basso che arrivava una protesta, no, era proprio il potere, Gabriele D'Annunzio, che decideva di fare uno statuto, lo statuto del Carnaro, che veramente era libero e dava una libertà mai vista poi per tanti anni. Tuttavia, il poeta fu costretto a rinunciare all'occupazione militare di Fiume nel 1920. Mussolini, arrivato al potere, prese il dannunzianesimo e lo fece proprio. Riti, miti, modi inventati da D'Annunzio a Fiume vennero tutti adottati dal fascismo. Il me ne frego, lei è la, il discorso al balcone, il culto della bandiera e tante di queste cose. Benito Mussolini offrì un sostegno tiepido all'impresa di Fiume, ma assunse la simbologia nazionalista e i suoi mezzi propagandistici. D'Annunzio però non era fascista, non lo è mai stato. Lui non parlava di camicie nere, parlava di camicie sordide. Mussolini diceva: D'Annunzio è come un dente guasto, o lo si estirpa o lo si copre d'oro. Lo coprì d'oro, per modo di dire, dette l'equivalente di 20 milioni di euro di oggi per il Vittoriale. Nel corso di 16 anni, D'Annunzio progettò e costruì il Vittoriale degli Italiani, un museo che si trova al fianco della sua villa a Gardone Riviera, sulla riva occidentale del lago di Garda. Trasformò quella che un tempo era una semplice villa in un labirinto di giardini, cascate e opere d'arte degno dell'esteta che era. C'è una frase di D'Annunzio che io amo molto, che dice: il rimpianto è il vano pascolo di uno spirito disoccupato. E quindi non ha mai manifestato rimpianti, certamente essendo un essere umanissimo, con tutte le debolezze e le paure di un essere umano, ne aveva tanti, ma non li ha mai manifestati. Aveva solo il dispiacere di morire e di invecchiare, perché
guardando sempre il futuro, lui guardava avanti, mai indietro. Il volo su Vienna della Prima Guerra Mondiale può essere visto come un presagio del futuro. Nel 16 elaborò una strategia di guerra aerea che mandò al Comando Superiore Italiano, che anticipa le teorie di Douai, che viene riconosciuto come il padre delle strategie belliche aeronautiche moderne, cioè da quelle indicazioni che poi verranno applicate da tutti gli eserciti del mondo: abbattere al suolo gli aerei nemici, attaccare le fabbriche, rifornimenti di munizioni, e insomma l'ABC della guerra aerea, che adesso ci sembra ovvia, all'epoca non lo era affatto. Il generale dell'aviazione italiana Giulio Douai parlò ripetutamente dell'invincibilità dei bombardieri a lungo raggio, un concetto che al tempo veniva pienamente capito da poche aviazioni. Nel 1935 l'Italia invase l'Etiopia e nel 1936 supportò la causa falangista durante la guerra civile di Spagna. In entrambe le occasioni, l'aeronautica italiana bombardò bersagli civili. La Luftwaffe avrebbe fatto la stessa cosa, prima nella guerra civile spagnola, poi in Polonia e successivamente distruggendo tragicamente la città di Rotterdam nel 1940. L'attacco su Berlino del 25 agosto provocò Hitler ad ordinare il bombardamento di Londra. D'Annunzio era, oltre che essere l'inventore dell'espressione beni culturali, l'ha inventata lui, era un difensore dei beni culturali. Figurarsi se buttava una bomba su Santo Stefano. E poi sapeva che l'effetto oltraggioso sarebbe stato aumentato con il lancio dei volantini invece che delle bombe. Una strategia riuscita in pieno. I bombardamenti sulla Germania distrussero centinaia di migliaia di case, causando 400.000 morti in Germania, mentre le vittime furono 80.000 in Italia, 60.000 in Inghilterra. 7,5 milioni di tedeschi rimasero senza casa. D'Annunzio non sarebbe vissuto abbastanza a lungo per poter assistere alle tragedie causate dalle guerre aeree. Si vergognava dell'orribile vecchiezza. Detestava mostrarsi vecchio, curvo e cadente, era pieno di acciacchi, per cui gli ultimi anni furono un po' tristi qua al Vittoriale. Gabriele D'Annunzio morì nel 1938 nella sua casa di Gardone a causa di un ictus cerebrale. Gli fu organizzato un funerale di Stato da Mussolini e venne sepolto in una bara di marmo bianco dentro al Vittoriale. Quando morì, per disposizione di legge, per volontà testamentaria, la casa venne chiusa, tutti vennero mandati fuori, perché tutto doveva rimanere immutato come al momento della sua morte. Infatti uno dei motivi del fascino della casa di D'Annunzio è che è un viaggio nel tempo. Il calendario che c'è accanto alla scrivania dove lui morì è fermo al febbraio del 38 e tutta la casa è ferma al febbraio del 38. Oggi la sua tomba è un monumento nazionale, affiancato da un museo militare, una biblioteca e diversi archivi. Il suo aereo SVA-5, utilizzato per il volo su Vienna, si trova in uno dei saloni. Il suo studio non è cambiato dal giorno in cui morì. Il suo calendario è ancora fermo sul giorno del 1938, in cui l'Italia perse uno dei suoi personaggi più carismatici, un audace eroe e un poeta passionale, la cui incredibile carriera avrebbe lasciato un marchio indelebile sulle pagine della storia italiana.